particolare in risposta al discorso del segretario di Stato Celli, che devo dire mi ha offerto diversi spunti di riflessione, perché diversamente dagli interventi che il segretario ci ha abituato, questo è stato, diciamo, un discorso asettico. In primo luogo, infatti, vorrei sottolineare come, diciamo, questa nomina, e come appunto abbiamo rilevato, sia vacante dal 1 novembre del 2017. Quindi mi auspico che in questi 6 mesi, appunto, per una volta non abbiate avuto la fretta che ha sempre contraddistinto le vostre decisioni. Poi la qualità del curriculum del candidato evidentemente dimostra, attesta lo spessore della sua professionalità e che quindi diciamo possiamo così contare comunque su un candidato valido. E tra le questioni sollevate dal segretario Celli vorrei in primo luogo riflettere sulla volontà, finalmente direi, di intraprendere come Paese la direzione per la sottoscrizione di un memorandum con Banca d'Italia. Se veramente questa è l'intenzione e quindi l'input che la maggioranza, sempre nel rispetto dell'indipendenza di Banca Centrale, vorrà dare alla nuova governance, sono convinto che si potrà, se non altro, cercare di colmare il grosso gap che la precedente gestione non è riuscita o non ha voluto proporre. Quindi segnalo, diciamo, questa positiva correzione di tiro che da una parte mi conforta, dall'altra mette ancora una volta alla luce il modo di procedere per tentativi in un settore delicato che si basa invece proprio sulla fiducia che questo però andirivieni di decisioni prese e poi confutate non riesce di certo a perseguire. Speriamo quindi che insieme al Memorandum d'Italia la nuova gestione vorrà impegnarsi anche in un ripristino della credibilità che invece in questi mesi, nei mesi precedenti, ha molto, molto sofferto. E qui arriva il mio primo grosso timore. Io ho paura che questa maggioranza non sia in grado di prendere scelte lungimiranti. L'orizzonte delle scelte di questa maggioranza, purtroppo, è sempre troppo, troppo limitato e molto spesso solo legato alla contingenza attuale, cioè al presente. Il punto è che in un contesto internazionale come quello bancario, la goccia scava la roccia. Cosa voglio dire? Che il settore è delicato e questa nomina dovrebbe essere inserita all'interno di un progetto che dovrà obbligatoriamente relazionarsi con le istituzioni internazionali con le quali il nostro Paese si deve interfacciare in materia finanziaria e bancaria. Cosa invece che non traspare dalle parole del segretario e nemmeno da quelle dei consiglieri di maggioranza che sono intervenuti. Cioè qui non è semplicemente l'aggiunta di un ingrediente nuovo ad una torta, ma è una scelta di sistema, una scelta di Paese. Inoltre un altro aspetto che vorrei capire e se c'è un progetto alla base di questa nomina, perché se questa nomina non sarà accompagnata da un gruppo che lavorerà all'unisono, la brucerete e di nuovo farete fare l'ennesima figura barbina sia al professionista, ma cosa oltremodo gravissima, al nostro Paese. Purtroppo dagli interventi dei consiglieri di maggioranza, come il consigliere D'Ambrosio, ma soprattutto il consigliere Lazzarini, io vedo una conferma di questi miei timori. Convengo sulla sincerità del consigliere Lazzarini quando finalmente ammette gli sbagli che il governo e la maggioranza hanno creato in questi mesi e soprattutto, gliene do adito,
Il troppo tempo perso. Ma oltre alla sua sincerità, ho paura che da questa visione sempre rose e fiori, diciamo, in cui viene fuori che la maggioranza è tutta d'accordo, dice sue parole testuali, perché tutti gli attori sono al proprio posto. Beh, dal mio punto di vista il problema però non è risolto proprio per niente. Siete semplicemente d'accordo su una scelta, ma ci avete abituato a nomine a tempo determinato, questo è quanto. E io quindi vi chiedo, per quanto tempo vi starà bene questo candidato? Io vorrei passare a quest'Aula un'immagine che mi è venuta fuori, mi è uscita fuori da tutti questi, ascoltando i vostri interventi. Sembra che Banca Centrale sia un marchingegno, una specie, no, di, scusate il termine, lavatrice, che sta facendo tanto rumore e confusione e oggi siete tutti d'accordo a cambiarne appunto un ingranaggio. Poi via, chiudiamo lo sportello e avviamo la centrifuga, solo che purtroppo non funziona così. Il mio problema dal punto di vista è l'indipendenza di Banca Centrale. Se questa professionista verrà lasciata libera di lavorare indipendentemente dagli avvoltoi che girano attorno alla sua testa, tutte queste belle parole potrebbero avere un senso. Altrimenti, cara maggioranza, lo sapete bene, è solo un'altra consulenza che impoverirà il nostro Paese. Io resto del parere che fino a quando le scelte sul sistema bancario verranno imposte dall'alto, potreste mettere chiunque a capo. La cosa importante invece è che questo professionista abbia prima di tutto le spalle dritte e forti per non farsi sottomettere, altrimenti, come ogni professionista, farà bene ad andarsene. Dimostratevi che vi sto sbagliando, perché in caso contrario a perdere sarà ancora una volta il Paese. Grazie Eccellenza.